Bene, buon pomeriggio, benvenuti a questo secondo incontro seminariale dedicato al pensiero di Edith Stein e organizzato dall'area di ricerca che porta il suo nome e che è stata istituita qui presso l'Università Lateranense. Il seminario odierno ha come tema la comunità in quanto fondamento di psicologia, sociologia e politica. Continuiamo cioè a esplorare il pensiero di Edith Stein sui cosiddetti vissuti eterocentrati e lo facciamo in occasione dei 100 anni dalla pubblicazione di un suo ampio, lungo saggio del 1922 dedicato a Husserl per il suo 60° compleanno e che si intitola proprio Contributi per una fondazione filosofica di psicologia e delle scienze dello spirito. Ma il mio compito è soltanto introduttivo e quindi vi introduco al testo dicendovi che, a mio giudizio, questo saggio ha almeno una duplice importanza. Il primo rilievo è per gli studiosi di Edith Stein, perché si colloca in un momento importante della formazione intellettuale di questa giovane filosofa, e cioè tra la dissertazione di laurea sull'empatia, discussa nel 16 e pubblicata nel 1917, e una ricerca sullo Stato che è del 1925. E questo ci documenta un interesse costante, direi anche crescente, per il tema della persona umana nelle sue forme associative, quindi empatia, comunità, società, Stato, popolo, massa e così via. Nel panorama della filosofia contemporanea, più in generale, possiamo dire che si inserisce bene in quel contesto che dibatte la questione scienze della natura, scienze dello spirito, e l'intento di Edith Stein è quello di lavorare sull'idea di psiche e sull'idea di spirito con questa intenzione, rifiutando la riduzione della psicologia a psicologismo o a scienza esatta e della sociologia a fisica sociale, al modo di Comte, tanto per intenderci. E al contempo vogliamo anche oggi, con l'aiuto delle nostre tre relatrici esperte del suo pensiero, anche vagliare un po' questo contributo 100 anni dopo. Che fondamento ha, che risonanza ha, che attualità può avere ancora oggi, dopo 100 anni. Il saggio è diviso in due parti, ve lo mostro. La prima parte è sulla causalità psichica e indaga appunto la realtà della psiche e la realtà dello spirito, ed è come attraversato da una domanda che lo sottende, e cioè se la psicologia sia l'unica disciplina che possa avere come tema di ricerca l'interiorità. Naturalmente la risposta di Edith Stein è tutta puntata invece su questa nuova disciplina che è la fenomenologia. Si muove anche con molta puntualità per determinare cosa sia la causalità e cosa sia la motivazione. Lo sentiremo nelle relazioni. La seconda parte del volume si intitola Individuo e comunità. È molto importante questa piccolissima congiunzione e, perché non c'è un pensiero contrastivo o oppositivo tra individuo e comunità, ma al contrario c'è una ricerca sull'individualità e su ciò che può essere definito una realtà sovra-individuale. E quindi è molto interessante capire, ad esempio, in che modo l'idea di comunità si può differenziare da quella di società, e non sono termini equivalenti naturalmente, e direi che il guadagno maggiore dal punto di vista teorico è proprio il fatto di potersi slegare completamente da una concezione impersonale della vita sociale, della vita comunitaria. C'è anche un'analisi molto interessante sulla massa, che a
quell'epoca, direi, precorre i tempi con grande intuizione e grande maestria. Secondo me il contributo decisivo di questo volume è proprio quello che vi ho appena detto, cioè il superamento della visione impersonale della vita sociale, a cui vorrei aggiungere anche il legame fra intra e interpersonale, appunto individuo e comunità, perché ci sono alcune modalità del vivere che non passano attraverso il sé centrale, il nucleo centrale, individuale, singolare della persona umana. Quindi non individualismo, ma individuo, la questione che la tradizione ha chiamato della via individuationis. Vi leggo solo quattro righe che si trovano a pagina 255 di questo volume. La persona umana, osservata come un tutto, ci si presenta come una unità di caratteristiche qualitative formate da un nucleo, da un principio formativo. Essa è costituita da anima, corpo e spirito, ma l'individualità si imprime in modo del tutto puro e privo di qualsiasi commistione solo nell'anima. Ecco la questione dell'individuo e della comunità. I nodi teorici che le nostre relatrici affronteranno possono essere in modo schematico formulati attraverso alcuni interrogativi. Ad esempio, quale analogia c'è tra la comunità e appunto il vivere individuale, centrale, personale? Quale legame c'è tra anima, psiche e spirito? Li abbiamo appena sentiti menzionati nella fonte originaria dalla voce della Stein. E qual è il significato di una fondazione personalistica di psicologia, sociologia, politica, cioè delle cosiddette scienze dello spirito o scienze umane? Qual è il valore filosofico fondamentale che permane come una solida base, un solido fondamento? Ecco, ci aiuteranno a sciogliere questi interrogativi la professoressa Angela Lesbello, la professoressa Nicoletta Ghigi e la professoressa Anna Maria Pezzella. La professoressa Lesbello presenta una relazione che ha questo titolo: La comunità come nesso fra persona e Stato in Edith Stein. Non ha certamente bisogno di presentazioni, ma ricordo che è docente emerito qui a Laterano di storia della filosofia contemporanea e che ha curato l'edizione critica delle opere di Edith Stein. È una specialista della scuola fenomenologica, in particolare di Husserl e della fenomenologia della religione. Allora le dono la parola per circa 30 minuti. Grazie. Ecco, grazie, mi fa molto piacere essere qui con voi e parlare di nuovo, riflettere di nuovo insieme sul pensiero di Edith Stein, che è così importante, come vedremo, anche per il nostro tempo. Ecco, fisserò la mia attenzione su due aspetti significativi della ricerca di Edith Stein, quello relativo alla persona umana e quello riguardante il tema dello Stato, soffermandomi sulla fase delle sue indagini che possiamo definire fenomenologica, appunto, cioè aderente all'insegnamento del suo maestro Edmund Husserl. Il legame fra i due momenti, cioè la persona e lo Stato, si trova nella costituzione della comunità umana. Vorrei mostrare però preliminarmente la centralità dell'analisi dell'essere umano per la nostra pensatrice e anche il suo contributo teoretico per la definizione appunto di questa forma associativa che è la comunità, che meglio consente lo sviluppo di ogni singolo essere umano. Ma in primo luogo intendo brevemente indicare anche lo spirito della ricerca fenomenologica, che consente di ottenere i risultati di cui parlerò in seguito. Questo tipo di ricerca è caratterizzato da una grande attenzione rivolta alla realtà che ci circonda e a noi stessi. I fenomeni che noi incontriamo, da intendersi appunto come manifestazioni che ci sono offerte, si presentano con un senso, e questo è il nucleo centrale
dell'impostazione fenomenologica che noi dobbiamo rintracciare. Grande fiducia quindi dell'iniziatore della scuola fenomenologica Edmund Husserl nei confronti della ricerca di senso relativa a tutto ciò che ci circonda e a noi stessi, con la convinzione che potremmo definire ottimistica, secondo la quale l'essere umano riesce in una certa misura a cogliere il senso delle cose. Termine cosa, come sappiamo, ha una duplicità di significati nella lingua tedesca e anche nella nostra lingua, logicamente, ma nella lingua tedesca è articolato attraverso due diversi vocaboli, due sostantivi, la cosa in senso fisico e la Sache, che è invece l'argomento, il fatto che deve essere compreso. E fra i fatti, e quindi fra i fenomeni che noi incontriamo, Husserl privilegia il soggetto umano in un primo momento come punto di partenza. È necessario sottolineare, nell'ambito dell'analisi fenomenologica, l'importanza appunto del momento della scoperta, della messa in evidenza. Poiché nulla è già dato per scontato e presupposto, è indispensabile mettere tra parentesi ogni definizione preliminare dell'essere umano già configurata, sia dal punto di vista della tradizione filosofica, sia da quello delle scienze della natura e delle scienze umane. Ma appunto, come sappiamo, al tempo di Husserl e della Stein si parlava di scienze dello spirito. Quindi potremmo citare la sociologia, la politica, la storia, il diritto. La ragionevolezza di questa operazione di sospensione del giudizio, quindi dell'epoché, sta nel fatto che ogni soluzione, pur pretendendo di essere assoluta, in realtà non può proporsi come assolute definitive e quindi suscita sempre domande e problemi ed è necessario ricominciare da capo. E questo ricominciare da capo ha lo scopo di vagliare la validità di ciò che si dice attraverso uno sguardo purificato, capace di cogliere intuitivamente ciò che è dato, non fermandosi alla superficie, ma procedendo ad un lavoro di scavo. E in questo consiste la garanzia del risultato. Ispirandosi alle analisi del suo maestro Edmund Husserl, quelle contenute in particolare nel primo volume delle idee per una fenomenologia pura, una filosofia fenomenologica pubblicato nel 1913, Edith Stein, appunto come sappiamo, sceglie come tema della sua dissertazione di dottorato quello relativo alla conoscenza dell'altro, approfondendo il significato di un particolare atto che noi compiamo. Quello appunto denominato Einfühlung, che possiamo tradurre con il termine entropatia o empatia nelle traduzioni di Husserl, il termine usato è entropatia nelle traduzioni della Stein, finora correnti, il termine empatia, ma il significato è lo stesso. Nel suo lavoro di scavo all'interno della soggettività, Husserl esplora proprio quel territorio che già Kant aveva individuato. È definito con il termine trascendentale. Ma lo scavo condotto da Husserl ha risultati diversi rispetto a quelli kantiani, individuando gli atti che noi viviamo, appunto, come quello dell'entropatia, che sono quindi da noi vissuti, sappiamo appunto che il termine tedesco è Erlebnis, che caratterizzano la nostra interiorità. Questi atti vissuti, che io adesso tendo a tradurre con il termine vivenza, sulla scia di Ortega y Gasset, quindi un pensatore spagnolo, perché questo implica che noi comprendiamo bene che li stiamo vivendo, sono atti o elementi strutturali che noi tutti possediamo, mentre i loro contenuti possono essere estremamente soggettivi, relativi, mutevoli. Per comprendere il percorso tracciato da Husserl, si può iniziare da un atto particolare, Husserl inizia da un atto particolare che è quello della percezione, mentre abbiamo già sentito, abbiamo detto che la Stein inizia dall'atto dell'empatia. E questo inizio è molto interessante perché attraverso la messa in evidenza dell'atto dell'empatia, sul quale non mi soffermo,
riesce la Stein ad entrare nella struttura dell'essere umano come individuo psicofisico. Infatti, sempre attraverso gli atti vissuti, le nostre esperienze vissute, le vivenze. Infatti, da un lato è coinvolta la corporeità come tramite necessario della conoscenza stessa, e dall'altro la corporeità è animata, vivente, e quindi il termine che viene usato nella lingua tedesca è Leib, come sede di affetti, pulsioni, ma anche di pensieri, di ragionamenti, di decisioni e di volizioni. Allora, il problema che sorge è: sono questi atti veramente tutti uguali, oppure hanno delle caratteristiche diverse, anche dei valori diversi? E questo ci porta a dire allora, ma l'interpretazione tradizionale che noi abbiamo sempre sentito, che è stata proposta nella filosofia, nelle religioni ad esempio, dell'anima e del corpo, quale senso hanno? Poiché non è possibile ridurre l'essere umano soltanto alla corporeità, quali altre dimensioni sono presenti? Il termine anima viene scisso nella complessità della sua struttura dai fenomenologi, e è proprio sul terreno degli atti vissuti di cui abbiamo coscienza che si costituiscono i raggruppamenti e che quindi noi possiamo distinguere tre momenti fondamentalmente nell'essere umano: il dolore o la gioia che l'altro vive deve essere colto. Ecco perché la Stein, all'interno dell'analisi sull'empatia, parla della soggettività, la costituzione della soggettività. Dice infatti: il dolore o la gioia che l'altro vive deve essere colto in primo luogo attraverso una percezione legata agli organi della sensibilità, e questo ci rimanda alla corporeità. Ma ciò che si scorge sul suo volto rimanda ad una profondità di vita tale che è impossibile assimilarlo a qualsiasi oggetto fisico visto o toccato. E la dimensione che è così scoperta è il luogo degli affetti, delle pulsioni, delle emozioni, ed è quella che chiamiamo, con un termine antico, ma qui viene usato, non ci possiamo fermare sulla scelta di questo termine, ma viene usato questo termine psiche per indicare appunto questa dimensione. Attraverso l'analisi delle esperienze vissute, quindi si mette in risalto l'esistenza di una sfera psichica caratterizzata da una forza vitale, da un'energia psichica che svolge un ruolo fondamentale per la stessa sopravvivenza e capacità di agire dell'essere umano. Essa è sì strutturata secondo una sorta di causalità, in quanto sede di legami che in una certa misura possono essere ritenuti di tipo deterministico, ma è veramente tale da mostrarsi come l'unica fonte che guida l'essere umano stesso? Certamente no. Ad esempio, la freschezza, la stanchezza della psiche sono sempre ed esclusivamente alla base delle nostre azioni, e quindi delle nostre decisioni, delle nostre scelte, oppure noi possiamo far intervenire qualche altra nostra esperienza in modo da orientare in maniera diversa le nostre azioni? E questo ci rimanda ad una ulteriore possibilità che abbiamo, che è quella della motivazione, e che quindi ci mette in evidenza una fonte diversa presente nell'essere umano, che è quella della valutazione e della decisione. In tal modo noi ci affacciamo alla sfera dello spirito. Allora, come abbiamo sentito, proprio la dimensione psichica e la dimensione spirituale sono particolarmente studiati da Einstein, approfonditi quindi nel saggio del 1922 di cui facciamo memoria, e diviso appunto nelle due parti che sono state indicate. Mi fermo sulla seconda parte in questo momento. Le relatrici che seguono, le due professoresse, faranno un'analisi più approfondita probabilmente della prima parte e anche in parte della seconda. Io mi fermo soltanto su individuo e comunità, ma per aprire il discorso all'approfondimento del tema dello Stato, che non si trova in questo libro, ma si trova appunto,
in un altro lungo saggio della SAI del 1925, intitolato appunto Una ricerca sullo Stato. Ma fermiamoci un momento sulla seconda parte, appunto, individuo e comunità, per sottolineare proprio la differenza fra la possibilità che l'essere umano ha di mettersi in contatto con gli altri, di associarsi con gli altri, e notiamo che corrisponde alla partizione psiche-spirito la possibilità della organizzazione sociale. Il termine sociale qui vuol dire unione delle persone secondo diverse strutture. La Stein, seguendo poi in gran parte anche il pensiero di Husserl, mette in evidenza come se ci fermiamo semplicemente ad un legame di tipo psichico fra gli esseri umani, quello che chiama contagio psichico, cioè un movimento di tipo emotivo al quale non fa seguito una presa di posizione razionale e volontaria, appunto abbiamo la massa. È stato già accennato dalla professoressa Manganaro l'importanza della riflessione sulla massa e anche la preveggenza della Stein nell'indicare il fatto che la massa può essere manovrata da qualcuno che ha degli scopi personali e questo qualcuno fa leva appunto su gli impulsi, le spinte impulsive, emotive della massa stessa per finalizzarle a scopi personali. Questo poi porterà, questa è la giustificazione del totalitarismo che nella Germania dopo un decennio rispetto a queste cose che noi stiamo analizzando si delineerà appunto. E una seconda possibilità dal punto di vista dell'associazione umana è quella della società. I legami fra i membri della società sono di tipo razionale ma impersonale. Essi non sono coinvolti fino in fondo nella loro umanità ed è solo la comunità che consente l'attivarsi di un momento razionale sì, ma anche spirituale. Queste sono potenzialità che l'essere umano sviluppa relativamente alla propria inclinazione, al contesto nel quale si trova. In ogni caso, la migliore forma di associazione, logicamente sia per Husserl che per Lahnstein, è la comunità, che poi nello sviluppo, nell'ultimo sviluppo di organizzativo consente l'assunzione di responsabilità reciproca. Essa è il momento culminante di quel processo che muove dalla corporeità, passa attraverso la psichicità che non è eliminata, ma trova il suo completamento, il suo controllo nella dimensione spirituale. In ogni caso, per comprendere ciò che accade oggettivamente e comunitariamente è necessario ritornare alle manifestazioni soggettive della spiritualità ed esaminare gli influssi, gli apporti dei singoli. E qui interessante è l'analisi che la Stein fa, riferendosi anche ad un altro discepolo di Husserl, Reinach, sugli atti sociali. E perché è qui che comincia anche la vita etica. Questi atti sociali, possono essere l'amore, la fiducia, la riconoscenza, ma anche la sfiducia, l'odio, l'antipatia. La positività o negatività di questi atti è constatabile solo nei loro effetti. L'amore è una forza produttiva, mentre l'odio è distruttivo, come stiamo vedendo. Anche ai nostri giorni l'abbiamo sempre sperimentato, ma in certi momenti della storia si sperimenta in maniera anche più forte. La positività diventa un valore non in senso astratto, ma in quanto lega indissolubilmente, si lega indissolubilmente all'essere della persona. Una breve citazione dalla Stein per comprendere la differenza tra questi atti positivi e negativi: se prendo posizione in modo positivo o negativo, la persona si propone come degna oppure come indegna. E qui appunto nasce la vita etica. Quindi noi possiamo dire che la persona è caratterizzata essenzialmente dalla dimensione spirituale e che ha questa capacità quindi di orientarsi positivamente, anche se non sempre realizza appunto questo orientamento. Un altro concetto molto importante è quello di solidarietà.
che la Stein nel 1922, quindi un secolo fa, aveva già ben definito e che adesso noi sappiamo è molto diffuso e per fortuna potremmo dire. Vorrei anche citare proprio il testo della Stein sulla definizione di solidarietà. Quando gli individui sono aperti l'uno verso gli altri, quando le prese di posizione dell'uno non vengono respinte dall'altro, ma penetrano in lui, dispiegando appieno la loro efficacia, sussiste una vita comunitaria in cui entrambi sono membri di un tutto e senza tale rapporto reciproco non può esservi una comunità. Io parlo della comunità, mi sono fermata sulla comunità, ma sentiremo poi lo sviluppo molto più articolato nella relazione, penso soprattutto della professoressa Pezzella, perché mi serve per cogliere il senso della vita politica. Infatti, l'importanza della comunità è tale che essa dà garanzie di stabilità ad organizzazioni di grado superiore, quali la società e lo Stato. La società, infatti, abbiamo visto, proprio perché assicura la razionalizzazione dei rapporti intersoggettivi e li oggettivizza, ma non dovrebbe eliminare il fatto che gli esseri umani danno il meglio di se stessi proprio nella dimensione comunitaria. Quindi la società dovrebbe lasciare sempre la porta aperta ad una struttura comunitaria interna. D'altra parte, il culmine dell'organizzazione associativa si ha nella vita politica e in particolare nello Stato, appunto nel saggio che viene studiato nel saggio del 1925 intitolato Una ricerca sullo Stato. Lo Stato è una formazione giuridica, secondo la Stein, che ha anche una data di nascita nella civiltà europea e riguarda appunto la nascita degli stati moderni, l'età moderna. Il suo vantaggio rispetto a forme associative di tipo tribale è dato dal fatto che garantisce l'impersonalità dei rapporti umani e quindi l'uguaglianza dei cittadini e i diritti di tutti. Lo Stato non può essere definito una persona, attenzione, ma una sua personalità, che è legata agli esseri umani che ne fanno parte, ai cittadini. Infatti vive grazie al loro sostegno, come vedremo, al loro contributo e alla loro collaborazione. Indico soltanto alcune delle caratteristiche, ce ne sono molte, ma quelle che ci possono interessare di più dello Stato. In primo luogo, lo Stato è tale, secondo la nostra pensatrice, se ha una sovranità. Attenzione bene a distinguere sovranità e sovranismo, perché sovranità vuol dire autonomia nei confronti degli altri stati, ma poiché ci sono molti stati, quindi c'è una pluralità di enti statali, ognuno deve essere aperto nei confronti degli altri, mentre il sovranismo è la chiusura di uno nei confronti degli altri. Al suo interno poi lo Stato coincide con un solo popolo o con una pluralità di popoli. Il popolo è anche una comunità. Ma l'esistenza, la Stein osserva che l'esistenza dello Stato non è necessariamente, a suo avviso, legata ad una comunità di popolo, anche se questo può garantire una maggiore stabilità, logicamente. Tuttavia è possibile che più comunità accettino di costituire un unico Stato che le comprende tutte, regolando nello stesso modo o in modi diversi la vita dei popoli in quanto comunità, popoli che vivono nel suo interno, senza violare il carattere nazionale di questi popoli, quindi le caratteristiche culturali della tradizione che i popoli hanno. È chiaro che la Stein analizza lo Stato in una forma teorica, però fa anche qualche riferimento alla storia del suo tempo e in particolare all'occhio rivolto agli imperi centrali che appunto tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento si erano costituiti in Europa, ad esempio la Germania e l'Austria. E noi possiamo notare che la Stein, che Husserl era un cittadino dell'impero austriaco, quindi in realtà non era tedesco di origine, ma era austriaco appartenendo appunto alla Moravia, e la Stein invece era cittadina tedesca perché apparteneva alla Slesia,
ma questi imperi avevano all'interno una pluralità di popoli. Importante per la Stein, che è importante per la Stein, è che la presenza di questa comunità statale fa sì che i cittadini, comunità statale allargata, fa sì che i cittadini, al di là della loro appartenenza ad un popolo, accettino questa organizzazione sociale. Un altro punto interessante che viene analizzato dalla Stein è a proposito della costituzione degli stati moderni, è la divisione che all'interno dello Stato c'è fra i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, che si sono configurati attraverso un lungo cammino storico. E se vogliamo porre la questione in termini di dottrine politiche, la Stein mostra una propensione logicamente verso il liberalismo, tuttavia con molte riserve che riguardano proprio il tema della comunità. Adesso vediamo. Ciò che differenzia la sua posizione dal liberalismo classico è che mentre quest'ultimo si fondava sull'individualismo, ella, come si è visto in accordo anche con Husserl, pone l'accento invece sulla comunità, non sul singolo individuo, sulla comunità. Non è possibile quindi, a suo avviso, giustificare la nascita dello Stato sulla base di un contratto, una delle interpretazioni correnti al suo tempo e ancora in alcuni casi vigenti, sono quelle del cosiddetto contrattualismo liberale, cioè gli esseri umani stabiliscono un contratto per fondare lo Stato. Ma la Stein dice che questo non è vero storicamente, perché bisogna passare attraverso la comunità statale. E attraverso questa si comprende come effettivamente ci siano varie comunità degli esseri umani al suo interno, come quelle familiari, quelle di amicizia, quelle di affinità ideali, le comunità religiose, che confluiscono tutte nella comunità statale. E riguardo al tema della persona, allora ci si potrebbe chiedere, ma allora la persona, riguardo al tema della persona in rapporto allo Stato, anche se essa ha una straordinaria centralità, come sappiamo, nel pensiero della Stein e rappresenta un punto di riferimento assoluto, assoluto nel senso rispetto alla persona stessa, tuttavia, come ancora possiamo riflettere, che non può vivere da sola. Al contrario, la dimensione in cui realizza veramente se stessa è quella comunitaria e ciò in fondo garantisce sempre il funzionamento dello Stato. In ogni caso, la comunità e lo Stato dovrebbero operare sempre in vista del miglioramento della persona nella sua singolarità. Gli Stati, d'altra parte, dice la Stein, nascono e muoiono. Se la loro formazione è una base comunitaria, è chiaro che il dissolvimento dello Stato sia nel momento in cui i cittadini non accettano più la comunità statale. Il processo complesso, quindi, che conduce allo Stato si può così schematizzare. Il singolo, come singolo non come singolo individuo, è vero che la Stein parla di individuo, ma in realtà il concetto fondamentale è quello di persona, ma come persona, perché possedente nella sua unicità complessa, cioè nella complessità della sua unicità, abbiamo sentito già corporea, psichica e spirituale. Il singolo è l'elemento costitutivo della comunità e si realizza in essa. La comunità si struttura in una pluralità di forme e fra queste, ad un grado superiore, c'è la comunità statale, caratterizzata dalla struttura giuridica. Lo Stato, in quanto tale, è impersonale e vive del sostegno dei singoli cittadini, in particolare dei sostenitori dello Stato e dei suoi funzionari. E qui si affronta un tema molto interessante che riguarda l'etica rispetto allo Stato. Secondo la Stein non c'è un'etica dello Stato, come sosteneva Hegel, ma Hegel lo sosteneva perché lo Stato era espressione dello spirito assoluto, addirittura in qualche caso lei dice, Hegel dice che è Dio che entra nella storia attraverso lo Stato. La concezione della Stein è diversa, c'è l'attività spirituale, ma è dei singoli cittadini. E questi, alcuni di questi sono funzionari e sostenitori dello Stato. Quindi la vita etica è sempre dei singoli cittadini che sostengono lo Stato. E
Essi sono responsabili, è molto importante, lo sappiamo, lo vediamo quotidianamente, essi sono responsabili in prima persona delle scelte che si compiono in nome dello Stato e debbono rispettare e far rispettare le regole che ne garantiscono il buon funzionamento e che sono legate appunto alla struttura giuridica. Non tutti i cittadini sono sostenitori, alcuni di noi non sono sostenitori nel senso che non sono funzionari dello Stato. Però, in quanto fanno parte della comunità statale, devono assumersi le loro peculiari responsabilità in quanto cittadini. Possiamo allora dire che l'atteggiamento liberale di fondo della nostra pensatrice si rivela anche a proposito delle decisioni di tipo legislativo in rapporto alle diverse comunità che sono presenti in uno Stato. Per esempio, nello Stato italiano, noi abbiamo delle comunità che hanno lingue diverse e anche tradizioni diverse, pensiamo all'Alto Adige, per esempio. E lo Stato deve tutelare le particolari tradizioni e caratteristiche promulgando leggi che consentono il loro sviluppo, sempre tenendo presente la sua sovranità, cioè questo non è facile, logicamente. D'altra parte anche, questo è un argomento, questo, secondo, che interessa molto la Stein, deve garantire anche la libertà religiosa, oltre quella dei costumi e delle tradizioni. Tuttavia, stabilire i confini delle richieste di autonomia da parte delle singole comunità oppure delle comunità religiose non è sempre facile, e infatti ci possono essere anche delle rotture irreparabili. Così, il riferimento essenziale è quello della comunità statale e del suo accordo. E questo è l'interesse supremo che dovrebbe permanere se lo Stato vuole mantenersi in vita. Come si vede, la Stein affronta questioni di carattere politico, e quindi delle dottrine politiche, della dottrina dello Stato, della filosofia del diritto. È veramente molto interessante il fatto che in età giovanile ella avesse una conoscenza così ampia di discipline non strettamente filosofiche. Infatti questo testo sullo Stato ha attirato l'attenzione anche di molti che si interessano proprio specificamente di questioni di diritto, di questioni giuridiche. Il suo interesse personale poi per l'attività politica in particolare era molto importante, aveva partecipato alla fondazione del Partito Democratico Tedesco nel 1919, un Partito Democratico che raccoglieva dei pensatori, degli uomini appunto di cultura straordinari, non ultimo Einstein, e se n'era allontanata per ragioni etiche, perché appunto non condivideva l'organizzazione del partito stesso, ma ha mantenuto lungo tutta la sua vita un'attenzione straordinaria fino alla morte alle questioni che riguardano appunto la sua nazione e anche la storia politica del suo tempo. Ha sottolineato sempre però anche le difficoltà dello sviluppo reale della persona, della comunità e dello Stato, perché è chiaro che c'è sempre una difficoltà per l'essere umano, in quanto da un punto di vista ontologico metafisico noi potremmo dire c'è sempre il tema del male, e questo sarà sviluppato dalla Stein nelle opere successive. La sua posizione in questa dimensione che stiamo studiando tendeva ad una descrizione essenziale di questi fenomeni, appunto la comunità, lo Stato, come abbiamo visto, dalla quale può procedere poi un ideale, cioè il rapporto tra essenziale e ideale qui è di questo tipo, le caratteristiche essenziali possono poi guidarci per la realizzazione effettivamente, se non sempre facile, di ciò che significa veramente comunità, di ciò che significa veramente lo Stato. Senza mai cadere nell'utopia, utopia significa noi progettiamo qualcosa che non è realizzabile. La Stein invece era sempre molto attenta alla possibilità della realizzazione, sottolineando la differenza tra la teorizzazione, che può essere una luce per il comportamento umano, e le situazioni reali, concrete, che non posseggono la stessa purezza. Le analisi della Stein, che abbiamo brevemente descritto, mostrano una straordinaria attualità. Si pensi anche alle comunità, per esempio, in relazione ai vari popoli che possono unire, ai vari stati addirittura, nella comunità europea. Noi parliamo di Unione Europea, però vorremmo che fosse anche una comunità statale, come la Stein qui, cioè, ci sta indicando. E d'altra parte, è
E noi possiamo osservare che l'essere umano è sempre in ricerca di soluzioni per realizzare nel modo migliore la propria vita e la convivenza civile. Questi due momenti sono importanti. E per ottenere questo deve fermarsi appunto a riflettere ed agire con coerenza. E la Stein ci aiuta in questo compito, questo duplice compito, con i suoi scritti, nei quali le questioni di antropologia, di etica, di politica, di pedagogia, perché sappiamo che ci sono moltissimi libri dedicati a questi argomenti, sono affrontate con grande acutezza, connesse tra loro con quell'attenzione che nasce dall'esame della realtà, come abbiamo visto, e ne scopre i momenti essenziali. E per quanto riguarda poi la nostra vita personale, ci guida con l'esemplarità della sua esistenza. Grazie per l'attenzione. Bene, non so, professoressa, se ha sentito questo bell'applauso, perché L'ho visto. davvero la sua relazione non si è limitata a enucleare l'idea della comunità così come Edith Stein ce la propone nella seconda parte del saggio che stiamo celebrando 100 anni dopo, ma lei ha tenuto conto di questa trilogia. Diciamo così, la questione dell'empatia, che è la questione della persona umana in verità, l'identità e l'alterità personale, e la ricerca sullo Stato, che come vi dicevo nel momento introduttivo, è del 1925, dunque quasi contemporanea a questo saggio che stiamo esaminando. Allora mi sembra molto interessante la messa in evidenza del tema dell'etica, soprattutto per la politica, sia sotto il profilo della solidarietà, sia sotto il profilo di questa visione anche delle comunità che possono vivere all'interno dello Stato. E quindi davvero ha un'attualità, direi, dirompente perché ci insegna veramente un momento istruttivo, ci rende edotti su una possibilità di vivere in pace, praticando la pace tra i popoli, quindi non solo idealmente, ma esercitandola, praticandola. Inoltre poi messo molto bene in evidenza quanti interessi avesse Edith Stein e con quale maestria affrontasse temi così diversi tra loro, sempre con questo stile molto equilibrato di metterli in armonia, di legare tutti questi elementi. Quindi davvero grazie perché abbiamo compreso la profondità e anche tutti questi riferimenti ad altri testi steiniani che sono molto molto preziosi per gli studenti e non solo, glielo assicuro, anche io ho imparato moltissimo. Allora passiamo alla nostra seconda relatrice che è la professoressa Nicoletta Ghigi che insegna antropologia filosofica a Perugia, all'Università di Perugia, e anche tiene un corso di fenomenologia e teorie della percezione. Anche lei è una specialista del pensiero fenomenologico, ha tradotto alcuni testi husserliani e si è occupata di Scheler, di Edith Stein e anche della questione filosofica dell'analogia e della trascendenza in Edith Stein. Oggi ci propone una relazione da questo titolo, La formazione del vissuto individuale e comunitario, causalità e motivazione. Quindi dal titolo mi sembra di intuire che si muoverà maggiormente nella prima parte del testo, come vi dicevo nell'introduzione, è diviso in due parti. La prima lavora in modo fenomenologico sulla realtà della psiche e quindi sulla causalità, sulla realtà dello spirito e quindi la motivazione per cogliere quelle qualità distintive, quelle differenze che sono così preziose per un lavoro analitico, fenomenologico. Quindi grazie, le passo la parola. Grazie. Grazie a tutti voi, buonasera a tutti. Intanto grazie alla professoressa Manganaro.
tutti voi che siete presenti e molto bello ritornare in presenza, è un sogno un po' per tutti noi, sì. Allora, come diceva la professoressa Manganaro, come anticipava, in effetti io tratterò proprio la prima parte della Psicologia e Scienze dello Spirito di quest'opera che noi chiamiamo spesso Beitrage. E cercherò di trattare la questione proprio della genesi del vissuto, quindi della formazione del vissuto e del flusso di coscienza, quindi il concetto di flusso di coscienza, per enucleare un po' i diversi tipi di vissuto e parlare di quello che già è stato anticipato essere la causalità nella vita psichica, per poi concludere con il regno effettivamente particolare, peculiare, in cui si realizza un po', in cui si concretizza questo tipo di realtà che è appunto la realtà dello spirito. Cercherò di fare molti esempi in modo da poter essere più chiara, ma anche in particolare cercherò di partire proprio da un esempio che Edith Stein stessa fa nei Beiträge, in cui appunto da cui possiamo partire e in cui si manifesta questo suo concetto di vissuto, di come si viene a formare il vissuto. Quindi dicevamo, sì, nella parte iniziale dei contributi alla Fondazione Filosofica della Psicologia e delle Scienze dello Spirito, si parla della descrizione del flusso di coscienza. Che cos'è un flusso e come dobbiamo concepire la sua struttura e formazione? Edith Stein inizia questa descrizione facendo riferimento alle ricerche di Husserl sulla temporalità della coscienza. Come ben sappiamo, lei ha lavorato molto su questi scritti husserliani e ci ha lavorato come assistente, ma anche come correttrice di bozze e ha elaborato molto alcuni suoi appunti sulla temporalità, quindi conosce bene queste questioni. E quindi lei si occupa di questa questione della costituzione temporale. Del resto, Husserl l'aveva già a metà del primo decennio del Novecento, aveva già criticato la nozione di tempo oggettivo di Brentano, quindi aveva parlato di una temporalità speciale. Riteneva che la temporalità, il tempo oggettivo descritto da Brentano, fosse del tutto estraneo al suo concetto di temporalità, quello che stava emergendo dai suoi studi fenomenologici. E quindi la sua idea è quella di fare riferimento ad una possibilità di successione completamente differente da quella del tempo oggettivo proposta da Brentano. Quindi la sua intuizione viene ad essere espressa in queste lezioni da un diagramma. Questo diagramma del tempo ci fa comprendere come la temporalità interna non sia in alcun modo assimilabile a quella che noi scandiamo con gli orologi. Quindi la temporalità, il tempo cosiddetto obiettivo, oggettivo, quello che noi vediamo fuori, contrassegnato da un prima, durante, un poi, non è la stessa cosa all'interno della coscienza, quindi il tempo della coscienza. Un conto è infatti l'osservazione di un fenomeno che accade, osserva Husserl, fuori di noi, un altro invece è la sua costituzione all'interno della coscienza. Sono due cose completamente differenti. Pensiamo ad esempio ad una melodia che ora ascoltiamo. Essa si presenta al nostro organo sensoriale udito come una successione di suoni in armonia tra loro. Sappiamo bene per esperienza come essa sia costituita da un momento iniziale, superato poi dal suo sviluppo e infine raggiunta e approdante in una conclusione che coincide con la fine di ogni suono. Se in un secondo momento però questa melodia ci torna in mente, sappiamo benissimo che noi ci riferiamo ad essa come una totalità di suoni, una totalità di suoni che abbiamo esperito, è vero, in vari momenti, ma che ora conteniamo e riteniamo tutta insieme e la sintetizziamo appunto come un'unità, come qualcosa che effettivamente stiamo vivendo in unità, in una unità, in un continuo. Quindi Husserl aveva osservato che internamente, cioè mediante il nostro ricordo, che è una ripresentificazione, detto in termini tecnici, o rimemorazione, quella melodia non si riproduce in istanti puntuali, puntiformi, e nella suddivisione di inizio, sviluppo e conclusione, ma avviene proprio attraverso un ricordo vivo di un suo sviluppo che è una unità, un continuo di fase, dice Husserl. Questo
Quindi noi riteniamo, tratteniamo dentro di noi differenti fasi, ma quello che emerge, quello che viene a costituirsi come unità, melodia, altro non è che un continuum, che non è frazionato in istanti. Quindi diciamo che la temporalità oggettiva di cui parla Brentano viene abbandonata radicalmente da Husserl quando si tratta di descrivere il tempo della coscienza. Ed Einstein si forma proprio da questi studi, no? Da questi lavori di Husserl. E questo testo è un risultato di questo impegno, di questo suo impegno, di questo suo interesse. Quindi sin dall'incipit del suo lavoro chiarisce Edith Stein la differenza di ritmo che si riscontra nella coscienza. Da un lato ciò che siamo definiti, quindi questo tipo di temporalità coscienza, che è la coscienza, e da un altro lato la temporalità che noi siamo soliti considerare appunto la temporalità scandita dagli orologi. Mentre nella vita ordinaria, nel mondo quotidiano dell'accadere di eventi, siamo soliti considerare il prima e il poi come una successione che si susseguono di atti distanti, che si susseguono di eventi anche, che si susseguono temporalmente, ed, dice Edith Stein, in cui l'uno sostituisce l'altro come anelli di una catena, questa ritmicità puntuale non è invece riscontrabile all'interno della coscienza. Qui, sottolinea Stein, abbiamo a che fare con un puro divenire, con una compenetrazione di momenti che nasce da una produzione continua, in cui il nuovo vivere si aggiunge al già vissuto, concatenandosi, e queste sono le parole di Edith Stein, senza che ci si possa chiedere per mezzo di cosa quello che diviene è prodotto, ovvero causato. Ciò significa che laddove abbiamo una espressibilità di un fenomeno in forma causale, secondo un prima che causa un poi, possiamo parlare di una temporalità costituita da istanti puntiformi e conseguenti, e quindi susseguenti e conseguentemente susseguenti. Per converso, dice Edith Stein, nei casi di temporalità in cui questa struttura formale di conseguenzialità non è ricostruibile, non ci è concesso di descrivere in termini causativi, cioè secondo le leggi di causa-effetto, la formazione di quel fenomeno temporale. Ma allora qual è la descrizione che noi possiamo fare riguardo a questo modo di presentarsi del fenomeno interno? Questo puro divenire di cui parla Edith Stein, senza un tempo oggettivo, o meglio, secondo un tempo del tutto differente da quello che riscontriamo nella vita quotidiana. Il punto da cui muovere per trovare una risposta soddisfacente a questi interrogativi, secondo Stein, deve innanzitutto far riferimento ad una possibilità nuova di pensare i fenomeni della coscienza temporale. Non ci è dato più di pensare al frazionamento in istanti del fenomeno temporale, ma possiamo invece pensare alla continuità, come dicevo prima, riferendomi a Husserl, come un presentarsi del nuovo che contiene il già presentato come sempre presente sullo sfondo. Spiega Stein. Mentre il nuovo si produce, c'è un persistere vivente del trascorso, in modo tale che una fase del flusso contiene nello stesso tempo ciò che diviene e il già divenuto, ma tuttora vivente, cioè che è vissuto in quanto tale, come ancora vivente, per cui si distingue proprio da ciò che entra ora nel vivere mediante un'indicazione che rimanda al passato. Sempre ancora le parole di Edith Stein tratte dai Beiträge: quando quello che è trascorso ma ancora vivente si unisce nel vivere con qualcosa che nasce in quel momento, si formano le unità di vissuto. Ecco quindi come si crea il vissuto, il flusso che è del tutto individuale e che è relativo alla persona che ora sta esperendo, che ora sta facendo un'esperienza, che ora sta percependo e che ora sta provando delle emozioni. A questo riguardo, Edith Stein intende proprio fare una distinzione all'interno proprio del vivere e della coscienza, quindi all'interno del flusso, tra i vari tipi di vissuto.
Chiarita la struttura unitaria del vissuto, quindi il flusso, diciamo, è unico e quindi la sua irriducibilità a un fenomeno causale, poi dopo parleremo del diverso tipo di causalità, come accennato all'inizio, quindi della causalità psichica, che sta molto a cuore di Stein. Ora Stein sposta l'attenzione su un'altra questione, che è di sostanziale importanza. La differenza del carattere delle unità di vissuto che costituiscono il flusso e più nel dettaglio la convivenza delle stesse all'interno di un unico flusso. Nello specifico, Stein osserva che mentre riceviamo come puro dato della sensazione un suono, può accadere, ecco questo è il famoso esempio di Edith Stein che ci serve molto, ora ci lavoreremo un po' tutto, per tutto il resto della relazione. Ecco, quando riceviamo questo puro dato della sensazione, un suono ad esempio, può accadere che durante questo esperire attuale si associ un altro dato di sensazione. Mentre ascolto un suono, una melodia, un semplice suono, la mia attenzione è catturata da un colore. Questo colore ci colpisce e persiste, dice Edith Stein, anche oltre l'esperienza della percezione diretta del suono. Il suono finisce, oppure il suono non è più attenzionato, ora rivolgo la mia attenzione, sono carpita, la mia attenzione è catturata proprio da questo colore. Immaginiamo, ipotizza Stein, che oltre a questi due dati sensoriali che persistono nella coscienza e non sono più fuori perché a questo punto diventano esperienza, diventano quindi parte del flusso, ecco, immaginiamo che possa aggiungersene un terzo, un senso di benessere, dice Edith Stein, che ora mi pervade, anche oltre ai dati di sensazione di suono e colore, che ora sono sprofondati, che ora non sono più presenti, cioè non sono più in presentazione, diremmo, ma sono ora sprofondati, quindi non sono più presenti, ma possono essere ripresentificati. Sorge spontanea la domanda: ma questi tre dati debbono essere definiti come tre momenti differenti all'interno di un unico flusso, come se, visto che ora prevale la sensazione di benessere, gli altri due da cui la sensazione si è generata non ci sono più, dobbiamo intenderli come qualcosa che non esiste più? Cioè dobbiamo considerare la sensazione di benessere in maniera autonoma rispetto agli altri due dati di sensazione? Oppure possiamo dire che all'interno di quella sensazione di benessere c'è un legame indistruttibile con entrambi? Edith Stein riflette intorno a questa questione. Pur insistendo sulla continuità tra i momenti all'interno di un unico flusso e quindi reputando questi tre momenti come tre momenti all'interno di un flusso, quindi non volendo suddividere, la temporalità di questi tre momenti in maniera appunto oggettiva, Stein sostiene che chiaramente possiamo dire che questi momenti sono di genere differenti. Cioè, tali unità hanno generi differenti, dice Edith Stein, che non possono essere pensati in continuità l'uno con l'altro. Il rosso non può passare, dice Edith Stein, continuamente in continuità con il blu. Un senso di benessere non può trasformarsi, non può passare appunto in qualcosa che non è il senso dello stare in un determinato, cioè modo, ossia in un malessere. È impossibile un passaggio da un genere a un altro. Il rosso, per esempio, può passare in un altro colore, un senso di benessere può passare in uno di malessere, ma non possiamo immaginare che il rosso o un suono, dice Edith Stein, possa trasformarsi in un colore o un colore, in un dolore o in un piacere. Il fatto che ciascun dato di sensazioni si riferisca al modo in cui l'impressione ha colpito l'organo sensoriale, quindi il modo in cui è entrata nel flusso, lo rende appartenente ad un genere specifico che crea continuità con dati dello stesso genere. Un colore visto, un suono sentito, un profumo avvertito entrano nel flusso come rispettivamente dati visivi, uditivi e olfattivi, quindi diciamo che sono dello stesso genere. Quindi un colore all'interno del vissuto non continua con una sensazione di benessere, non si trasforma in un suono. Ma questo non significa, dice Edith Stein, suddividere la temporalità, cioè il vissuto è unico anche se i generi dei vissuti, appunto i generi dei dati che caratterizzano questi vissuti del flusso sono differenti.
Questi dati di sensazione convivono, dice Dichstein, nella loro continuità in un continuum unico, in un unico flusso, pur mantenendo una propria identità di genere, nel modo in cui, possiamo dire per semplificare, hanno avuto accesso al flusso stesso, mediante l'affezione di un determinato organo sensoriale. La modalità, per così dire, di registrazione in ingresso, quindi all'interno della coscienza, li distingue nel genere, ma li rende, dice Dichstein, coappartenenti allo stesso flusso di coscienza. Quindi ora abbiamo capito che cos'è questo flusso, che cosa sono i vissuti e come i vissuti si diversifichino a seconda del dato di sensazione, quindi di come vengono registrati, di qual è l'affezione, qual è l'organo che affettano, qual è l'impressione e come entrano in maniera impressionale all'interno della coscienza. Allora adesso possiamo parlare dell'evento associativo, di quest'altra tematica che è emersa, di come questi due elementi, questi due dati sensoriali che hanno colpito da un lato l'udito, quindi il suono, e dall'altro l'apparato, quindi l'occhio visivo, il colore, come possano essersi associati tanto da causare uno stato di benessere. Parliamo dunque dell'evento associativo che ci ha permesso, attraverso il suono e il colore, quindi questi due dati, di un vissuto di benessere. Sopra si diceva, ascoltando un suono, guardando un colore, può accadere che io provi una sensazione di benessere. Soffermiamoci a riflettere con attenzione a questa esperienza, provando a rispondere alla seguente domanda. Che cosa nella coscienza, muovendo da un suono o da un colore, può causare la formazione di un vissuto di sensazione emozionale di benessere, di genere differente da quello di suono o di colore? Qui è molto interessante, in un riferimento a quello che diceva inizialmente la professoressa Manganaro, parlare dell'attualità di questo testo. Adesso sarebbe interessante capire quanto Edith Stein abbia anticipato certe riflessioni di questi ultimi decenni, o quanto addirittura, per esempio, gli studi sulla sinestesia possano essere debitori a queste sue considerazioni, proprio di questi testi, questo testo così importante. Sarebbe interessante, no, fare un riferimento di questo tipo. Ed è dunque interessante adesso anche vedere come da questi vissuti che si associano in alcune persone, chiaramente qui stiamo facendo l'esempio di un particolare vissuto, quindi di un vissuto particolare di una persona, di un individuo, quindi una persona particolare, e vediamo appunto come questa associazione conduca poi ad un particolare stato emozionale. Immaginiamo il contesto di ascolto del suono stesso da cui siamo partiti. Ascoltando una melodia, supponiamo il nostro sguardo si è posato su una sfumatura di colore. Questa stessa, nel momento del vissuto di ascolto, si è sovrapposta e insieme a tale vissuto si è imposta con forza all'attenzione, catturando la coscienza, fino a divenire preponderante e fino quindi a divenire, confluire all'interno del vissuto nel flusso unico. Qui, all'interno del vissuto suono-colore, i due dati convivono in uno stesso tempo, pur mantenendosi di genere differente. Come abbiamo detto, il genere resta sempre differente. Ma nella loro cooperazione, cioè in questa loro unità, in questa loro associazione, questi due momenti danno forma a un nuovo dato di sensazione, che però non è percepibile allo stesso modo, cioè tangibile come il suono. Il colore. Questo richiede un altro modo di sentire ed è appunto lo stato di benessere. Noi non possiamo dire vedo o ascolto un benessere come vedo o ascolto un colore o un suono. Tuttavia, possiamo dire questo suono, quel colore in questa loro associazione provocano in me una sensazione di benessere e di conseguenza io provo e sento un certo stato d'animo. E dunque l'associazione di questi due dati a provocare in un determinato contesto, in un determinato individuo, questo nuovo elemento che è quello emozionale. Ma questo elemento non è soltanto di genere differente, richiede anche una percezione di altro genere.
Non è una percezione diretta, non è una percezione come la chiama Husserl adeguata o pura, che appunto è diretta, che osserva e afferra la cosa in carne ed ossa. Qui io ho a che fare con le emozioni, con qualcosa che in realtà non si vede direttamente. Quella particolare associazione è la causa di uno stato d'animo, la causa. Ciò naturalmente può conseguire, dice Wittgenstein, al riaffiorare di un mio ricordo, quella che Husserl chiama sintesi passiva, associazione mediante la sintesi passiva, proprio negli stessi anni in cui Wittgenstein elabora i Beiträge. Per cui in me riaffiora in maniera non conscia un elemento che ho già vissuto in quella forma e che ora si ripresenta, porta con sé di nuovo anche quella sensazione. Oppure il nuovo affiorare della sensazione causato dai due dati di sensazione può dipendere da una forza vitale che simile unione genera in me. Ma ognuno dei due casi, la formazione del vissuto di sensazione a partire dall'associazione dei due dati di sensazione non può essere spiegata secondo la causalità fisica, perché non è mai prevedibile. Non si può prevedere in alcun modo, posta l'unione di un determinato suono e di un determinato colore, che questa associazione si generi e si verifichi sicuramente o quasi sicuramente. Per esempio, non posso immaginare che in tutti i casi e in tutti gli individui quel colore e quel suono insieme generino una situazione di benessere. Ma ancora di più, sottolinea Stein, l'analogia con la causazione fisica meccanicistica non è proponibile, in quanto nel caso che stiamo esaminando occorre distinguere tra i dati di sensazione fisica, che sono il colore e il suono, e che si debbono evidentemente definire non egologici, perché, spiega Stein, stanno di fronte all'io, e quelli invece di sensazione spirituale, come anticipavamo all'inizio, cioè lo stato di benessere, che dobbiamo definire invece come propriamente egologici in quanto appartengono al soggetto, dice Wittgenstein. La differenza quindi con la causalità fisica emerge dunque abbastanza facilmente. Quando abbiamo a che fare con i fenomeni fisici possiamo aspettarci una determinata reattività e possiamo certamente parlare di leggi causali a fondamento di tali causalità. Quando invece parliamo di fenomeni non propriamente fisici ma psichici, e ancor più quando parliamo di fenomeni spirituali che attraversano, quindi attraverso questa sfera, sempre comunque il flusso del vissuto, quindi il flusso di coscienza, quindi l'insieme, il fluire dei vissuti, non possiamo avere la stessa reattività di quella meccanicistica e dobbiamo accogliere una nuova definizione di causalità che, per quello che riguarda la vita psichica, è la causalità psichica. Per quello che riguarda invece la vita spirituale, dobbiamo parlare di motivazione e quindi parlare di causalità in termini completamente differenti. Di quale realtà stiamo parlando, dice Wittgenstein, e qui mi avvio proprio all'ultima parte che riguarda il concetto proprio dello psichico, quindi questa sfera che ora abbiamo incontrato. Quindi è chiaro che non possiamo più considerare la realtà del flusso allo stesso modo in cui consideriamo la realtà esterna, dobbiamo utilizzare un altro concetto di realtà. I dati di sensazione che ci connettono alla realtà entrano nella coscienza con una struttura decisamente differente. Husserl utilizza la parola réel proprio per chiarire che la realtà appresa nella sua presentazione si costituisce nella coscienza con una temporalità del tutto differente da quella che conosciamo nel tempo oggettivo. In questo senso non possiamo incontrare nella coscienza le stesse modalità di apparenza che incontriamo nella realtà real, cioè leibhaftig o come traduciamolo in carne ed ossa. La caratteristica della coscienza consiste appunto nel non, dice Wittgenstein, nel non possedere una oggettualità, in questo senso, cioè nel non poter essere descritta in termini oggettivi, fisicalistici, meccanicistici. Per tale ragione possiamo affermare che il mondo del flusso di coscienza ha leggi proprie che non possono conformarsi a quelle della realtà fisica. Per questo, per tale mondo, noi dobbiamo parlare di realtà in termini differenti, ovviamente anche di una causalità differente. Qui, scrive Stein sempre nei Beiträge, bisogna rinunciare a delimitare questa realtà nei confronti di quella fisica e nei confronti di quella delle altre realtà esistenti.
Non possiamo affermare che il vissuto di quei due elementi, suono e colore, ha provocato uno stato di benessere come se questo ultimo fosse una conseguenza necessaria del manifestarsi di quei due elementi. In una situazione differente, in uno stato d'animo differente, quella stessa associazione non avrebbe prodotto la medesima espressione. A premessa di una tale possibilità vi sono dunque condizioni differenti. Una realtà fisica ha a che fare con elementi della natura, fenomeni fisici, che sono sospinti da leggi di tipo meccanico, da forze che possiamo ben definire di ordine fisico. Nella realtà fisica, e così anche nella realtà spirituale, abbiamo già parlato, no, della tripartizione dell'essere umano, quindi della persona umana. Nella realtà spirituale, così come nella realtà psichica, le forze che agiscono sono differenti, come allo stesso modo sono differenti i prodotti della loro causazione. Stein distingue a riguardo la forza fisica causante reazioni meccaniche nei corpi, nel cosiddetto Körper, da quella vitale, fisica e spirituale che in un corpo animato, cioè in un Leib, causano una reazione o una motivazione. E non può questa sempre essere descritta in termini meccanicistici. In alcuni casi sì, quando provoca il corpo, quindi quando produce una reazione del corpo, ma quando c'è una reazione che è associata alla risposta di questo corpo, allora noi parliamo di una intenzione del corpo e quindi di una motivazione differente e quindi di una causazione conseguentemente differente. Se infatti i dati di sensazione, ad esempio un fascio di luce che colpisce l'organo sensoriale visivo dell'occhio, causano meccanicamente la visione di una luce per ogni soggetto che possiede un occhio sano, di contro l'associazione di un suono colore, la forza che da questa associazione fa scaturire uno stato d'animo, non necessariamente generano la formazione di un identico vissuto per ogni soggetto in grado di provare sensazioni. In più, la costituzione di tale vissuto da parte di soggetti differenti non avviene allo stesso modo, neppure in casi di vissuti simili o addirittura identici. Vediamo anche in questi giorni, come diceva prima la professoressa Lesbello, il vissuto di un evento disastroso come la guerra, noi possiamo aggiungere, per alcuni crea una reazione di aggressività o comunque reattiva, una positiva possiamo dire in questi termini. In altri casi invece si manifesta, no, questa reazione con un vissuto depressivo, di arrendevolezza, di chiusura. Quindi ognuno reagisce anche allo stesso fenomeno, allo stesso tipo di vissuto in maniera differente. Non c'è una prevedibilità di questa formazione del vissuto spirituale, del vissuto anche psichico, reattivo. Si ha insomma a che fare con un ambito, queste sono parole di Edith Stein, della trascendenza, della realtà trascendente che si manifesta nei vissuti e nei contenuti del vissuto. Questa ha una sua temporalità, una particolare struttura egologica e una formazione che avviene mediante forze differenti, quindi mediante, noi abbiamo detto, la forza vitale fisica, la forza vitale spirituale, quindi la forza vitale spirituale, da quelle che ordinariamente noi definiamo meccaniche proprie dei corpi. E quindi le leggi che causano la formazione dei vissuti e del flusso di coscienza sono soltanto proprie del soggetto umano e dei singoli soggetti comunitari. Ciascuno dunque con le sue proprie caratteristiche e con la sua particolare personalità dà forma ad unità singolari di vissuto, in cui manifesta un suo flusso, un senso che dice da un lato il nucleo della sua personalità e da un altro il senso dell'umano, il senso dell'umano che si esprime poi successivamente nella comunità. E qui lascio la parola alla professoressa Pezzella che adesso appunto ci parlerà di questo, ultimo aspetto. E vi ringrazio. Bene, ringraziamo la collega Nicoletta Ghigi che ci ha proposto davvero un'analitica fenomenologica, non ci ha solo esposto il contenuto della prima parte di questo ampio saggio di Edith Stein, ma ci ha mostrato in che modo è possibile fare un'analisi fenomenologica tenendo presente non solo la questione della psiche e dello spirito, ma direi della coscienza, del vivere
del flusso di coscienza della psiche e dello spirito. Quindi ha mostrato, direi in modo sintetico, l'inoggettivabilità del vivere coscienziale, partendo proprio dalla questione che lega la coscienza alla temporalità, una questione molto spinosa in tutto il corso della filosofia occidentale e che Husserl lavora in un modo piuttosto slegato non solo dalla questione del tempo oggettivo, ma anche dalla questione del tempo soggettivo, perché tiene presente una complessità di considerazioni a partire dal dato sensoriale. Qui vediamo che la professoressa Ghigi, come docente di fenomenologia e teorie della percezione, è andata molto a fondo nell'analisi di questi particolari aspetti. Allora, dicevo, non è possibile soltanto lavorare attraverso il dualismo tempo oggettivo, tempo soggettivo, introspettivo, ma qui l'analisi del flusso di coscienza è qualcosa di molto più complesso, che ha a che fare appunto con la questione della realtà psichica, spirituale e anche sui diversi modi della causazione, come abbiamo visto, in una gradualità molto interessante e analiticamente molto puntuale. Io direi che gli atti intenzionali di coscienza fluiscono in questo puro divenire che è inteso come un continuum che è ininterrotto ma anche inarrestabile. Questo ci dice proprio in che modo logos e vita, logos ed erleben sono legati. Davvero molto interessante, la ringrazio tanto. Passiamo ora alla collega Anna Maria Pezzella, che insegna qui all'Università Lateranense Filosofia dell'Educazione e che presiede l'Associazione Italiana Edith Stein. Ha tradotto numerosi testi della fenomenologa, tra cui proprio questo che stiamo celebrando oggi. Le sue pubblicazioni sono prevalentemente rivolte al pensiero femminile e anche una studiosa della filosofa spagnola Maria Zambrano. Oggi ci presenta, è stato già preannunciato dalla Ghigi, una relazione sull'io e il noi, il vivere comunitario. Le passo dunque la parola per circa 30 minuti. Grazie. Buonasera, ringrazio la professoressa Manganaro per l'invito, ringrazio anche la professoressa Lesbello e la professoressa Ghigi per veramente queste due bellissime relazioni. E, volevo spendere qualche minuto prima di iniziare la mia relazione sull'io e la comunità, sull'individuo e la comunità, volevo spendere qualche parola sulla traduzione, su questa traduzione di questo testo, che è una traduzione molto antica, perché il testo è stato pubblicato nel 1996, però insomma è iniziata almeno un paio di anni prima, nel 1994 più o meno. Ci tenevo a dire che è la prima traduzione, non solo a livello italiano, ma a livello internazionale. Non c'era alcuna traduzione del testo. Tra l'altro, con la professoressa avevamo preso questo testo dallo Yearbook, lo Yearbook che aveva ancora caratteri gotici, quindi abbiamo fotocopiato questo testo e lo abbiamo tradotto. E tenete presente che nella prima edizione dell'Opera Omnia della Stein non è stato mai pubblicato negli Edith Stein Steins Werke, ed è stato pubblicato soltanto nel 2010, quindi nell'edizione tedesca critica nel 2010. Nel 2010 nel Gesamtausgabe. Ed infatti la Beate Beckmann, la curatrice del testo tedesco, più volte ci ha fatto i complimenti, perché, come avete avuto modo di ascoltare, insomma, è un testo molto 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 complesso, e quindi insomma effettivamente è stato fatto un grosso lavoro, dovuto a due cose, a mio avviso: ad una sana incoscienza giovanile, la mia,
E poi alla professionalità e al coraggio, soprattutto della professoressa Alice Bello, perché ci è voluto coraggio in quegli anni a tradurre testi di cui nessuno sapeva nulla. E allora mi avvio a discutere, a parlare di individuo e comunità. Allora, Loftin, una volta aver esaminato quelle cose di cui ha parlato la professoressa Nicoletta Ghigi, tanto, tanto bene, dice: questa ricerca che ho fatto fino a questo momento è una ricerca astratta. Perché è un'indagine astratta? Perché è un'indagine astratta? Perché il singolo in realtà non vive isolato, ma vive con altri esseri umani, con altre persone. E allora Loftin prende in esame la relazione individuo e comunità e comincia ad esaminare di che tipo siano queste relazioni tra esseri umani. E lei riprende la celebre perché all'epoca era molto molto famosa, distinzione di Ferdinand Tönnies tra comunità e società. Una distinzione che viene accettata dalla Loftin, ma sarà accettata anche da Scheler, per esempio. E che cosa si intende per comunità e che cosa si intende per società? Dice Loftin che per comunità si intende la relazione naturale ed organica degli individui, per società quella razionale e meccanica. La comunità è un organismo, all'interno della comunità l'altro viene considerato come un soggetto così come lo sono io. All'interno di una comunità c'è condivisione, diceva la professoressa prima, c'è solidarietà e dicevamo è un organismo, quindi l'ingresso o la fuoriuscita di membri all'interno della comunità alterano gli equilibri della comunità stessa. Invece la società che cos'è? La società, all'interno della società, invece, l'altro viene considerato come un oggetto, dice Loftin. E la forma più pura di una società, per intenderci, è la società per azioni, no? In cui, giusto per intenderci, in cui i soggetti in campo non hanno come dire, alcun valore, cioè ho delle azioni le ho io, oppure le ha un'altra persona, è indifferente. Dice Loftin, all'interno di una comunità, all'interno di una società, noi ci troviamo di fronte a monadi senza finestre, ognuna delle quali è ripiegata su se stessa, senza possibilità di relazionarsi con l'esterno. Non c'è quella quell'apertura che invece noi ritroviamo all'interno della comunità. Però per Loftin è possibile pensare ad una comunità senza società. Ma non può accadere assolutamente l'inverso, in quanto una società, dice Loftin, senza comunità sarebbe difficilmente realizzabile, dal momento che l'essere umano, anche all'interno di un rapporto di lavoro, all'interno di una società, ha la necessità di instaurare delle relazioni profonde con l'altro essere umano, ha bisogno di solidarizzare con l'altro. Gli esseri umani sono esseri spirituali, quindi hanno la necessità di aprirsi agli altri. E allora, una volta che Loftin ha chiarito che tipo di relazioni ci possono essere, ecco, tra gli esseri umani, si pone una questione. Ma com'è possibile, in qualche modo, il passaggio dall'individuo alla comunità? Noi abbiamo visto, insomma, nel testo dell'empatia, che c'è la possibilità di comprendere il vissuto dell'altro, c'è la possibilità di sentire in qualche modo e di comprendere quello che l'altro vive, ma non possiamo in realtà sostituirci all'altro, non possiamo sentire dal di dentro quello che l'altro sente. E allora Loftin si pone proprio nelle prime pagine di questa seconda parte questa questione, e cito, è a pagina 163, dice: è veramente meraviglioso come questo io, nonostante la sua singolarità e la sua insopprimibile solitudine, possa entrare in comunità di vita con altri soggetti, come il soggetto individuale possa diventare parte di un soggetto sovraindividuale, e come nella vita attuale di una tale comunità di soggetti o di un soggetto comunitario si possa costituire anche un flusso di vissuti sovraindividuali. E allora Loftin, ecco, va proprio a scavare
in questo ambito, cioè cerca di capire come si attua. Ecco questo passaggio dall'io individuale alla comunità, come accade, come si verifica. È necessario dire immediatamente che per Lauerstein non è assolutamente possibile un soggetto sovraindividuale che sia consapevole, no, di un vissuto collettivo, di un vissuto comunitario. Il vissuto, ciò che io vivo anche come membro di una comunità, è comunque un vissuto che io vivo in quanto membro della comunità. Facciamo un esempio. Vivo una gioia per un piacevole evento che è accaduto nella mia comunità, la nascita di un bambino, dice. Lo dico io, la Stein fa l'esempio della truppa, ma in questo momento non mi andava di farlo. E quindi il contenuto gioia, dice la Stein, appartiene, diciamo, alla comunità. Tutti ne sono partecipi, ma è sempre il singolo a viverlo in qualità di membro della comunità ed è sempre il singolo a relazionarsi in maniera più o meno consapevole al contenuto vissuto, al contenuto gioia vissuto dalla comunità. Nell'io individuale la gioia viene vissuta come gioia comunitaria, ci si rallegra come membro della comunità e la comunità gioisce in lui, per quanto il vissuto sia sempre un vissuto in me come vissuto comunitario, quindi sovraindividuale. La gioia, sebbene sia vissuta in modo individuale, è un fatto oggettivo, perché la gioia per la nascita di un bambino reclama di esistere non solo per me, ma per tutti coloro che partecipano a questa gioia. Tale sentimento, che viene inteso, realizzato nel vissuto di ogni singolo membro, rappresenta la gioia come vissuto, come contenuto vissuto della comunità. Questo flusso non appartiene singolarmente ad una coscienza, perché alla sua costituzione coopera tutta una serie di flussi di coscienza, vi partecipano tutti i membri. Per quanto, lo ripeto, sia vissuto in me come vissuto appartenente, alla comunità. Quindi non c'è un uscire da se stessi, non c'è la possibilità di perdersi per Lauerstein all'interno di questo flusso sovraindividuale o comunitario. Non solo, Lauerstein dice che se nessuno poi dei membri della comunità riesce a sentire la gioia che l'occasione richiede, allora l'evento non è stato compreso né vissuto adeguatamente dalla comunità. Dice però, già questo non vale più se almeno un'unica persona sente la gioia in nome della comunità stessa, della comunità tutta, perché qui cito, quello che era inteso in tutti loro è giunto al riempimento nel vissuto di questo singolo, del singolo individuo. Da quello che abbiamo detto, emergono anche delle le relazioni, no? Che la relazione che esiste tra l'individuo e la comunità. L'individuo, l'essere umano, la persona non può vivere se non all'interno di una comunità. L'essere umano non diventa essere umano se non all'interno di una comunità. Però, dice Lauerstein, il singolo all'interno della comunità non è mai assorbito totalmente dalla vita comunitaria, perché lui partecipa solo nella misura in cui vive in qualità di membro della comunità. Infatti, il singolo individuo si lascia toccare interiormente dal flusso di vissuto della comunità, ma non è totalmente inerme di fronte ad esso, né si lascia completamente prendere dal flusso di vissuti della comunità, dalla comunità tutto. Infatti, dice Lauerstein, è possibile, allora è possibile, cioè l'essere umano non è mai assorbito totalmente dalla comunità in cui vive, rimane nell'essere umano sempre uno spazio, una libertà interiore, uno spazio interiore che non condivide con la comunità. Questo aspetto Lauerstein in qualche modo lo prende da Georg Simmel, il quale dice che l'anima umana individuale non può mai stare in una connessione senza contemporaneamente stare al di fuori di essa, una persona non è inserita in un ordinamento senza trovarsi nel medesimo tempo anche al di fuori. Quindi, però, se da un lato però è vero che l'essere umano in qualche modo mantiene all'interno di una comunità
questo spazio interiore. È pur vero che un essere umano appartiene non a una comunità, ma a una molteplicità di comunità, ci dice la nostra Stein. E infatti, le dice, ognuno di noi appartiene alla comunità familiare, a quella amicale, a quella universitaria, no? E queste comunità possono anche non, come dire, non conoscersi le une le altre, però accade una cosa importante, estremamente interessante, che ciò che io, la positività che io esperisco in una comunità si trasmette nell'altra. Se io ho una bella, se io faccio una bella esperienza lavorativa, no? Insomma, se io vivo in maniera soddisfacente il mio lavoro, è chiaro che io porterò questa soddisfazione anche in famiglia, e viceversa, se io ho una bella comunità familiare, è chiaro che io porterò questa serenità anche nell'ambito lavorativo. Ed infatti, queste comunità possono anche non conoscersi mai, ma il trait d'union sono io, è il singolo, è il soggetto. Infatti dice la Stein che non c'è mai il privilegio di una comunità sull'altro, ma l'elemento di connessione è sempre il singolo, il quale riesce a vivere contemporaneamente in diverse comunità, che non necessariamente appunto debbono raggiungere l'unità o debbono mai incontrarsi. La comunità, dice la Stein, però, presenta anche molte caratteristiche simili alle persone singole. Abbiamo detto che non c'è un soggetto sovraindividuale, che la comunità prende consapevolezza sempre me in quanto membro della comunità. Però dice la comunità comunque presenta molte caratteristiche che sono simili a quelle delle persone singole. Infatti una comunità ha un proprio carattere, ha delle responsabilità, anche una propria fantasia, poi lo vedremo, ed è motivata verso qualcosa. La comunità, dice la Stein, come ogni singola persona ha delle responsabilità, è posta di fronte a delle risposte, deve dare delle risposte. È depositaria di una tradizione storica, culturale, ha una propria memoria che deve essere continuamente trasmessa a quanti nascono e crescono al suo interno, deve accogliere i soggetti in via di formazione. Ha, in altre parole, dice la Stein, la responsabilità di prendersi cura dei suoi membri, il che vuol dire consentire la piena realizzazione di tutte le loro potenzialità, perché una comunità che permette ciò, che permette la piena realizzazione dei suoi membri, è una comunità sana, forte ed è cosciente di sé. Se al contrario, invece, non favorisce lo sviluppo e la realizzazione dei singoli, sarà una comunità deficitaria, perché tutte quelle che sono le potenzialità insite nei suoi membri non potranno essere realizzate per la sua crescita e il suo sviluppo. Infatti, per la Stein, una comunità deve sostenere i propri membri sotto tutti i punti di vista, perché grazie alla loro realizzazione. E perché grazie alla loro realizzazione che potrà continuare a prosperare. Nel testo Potenza ed Atto, riferendosi al nucleo, la Stein, che rappresenta quel quid identitario, ne parlava prima la professoressa Manganaro, che rappresenta quel quid identitario di una persona e che in qualche modo dice quali sono le nostre potenzialità, quelle che possiamo e che dobbiamo in qualche modo realizzare. Allora dice che se il singolo, ecco, cerca di realizzare tutte le sue capacità, però nonostante lo sforzo interiore per impedimenti esterni, qui leggete la comunità, o per qualche ciò allora non riesce a farlo, ciò allora è un danno per il mondo spirituale oggettivo, per la comunità stessa, al quale sfugge qualcosa per il cui tramite poteva essere arricchito. Quindi, ciò vuol dire che se una comunità non sostiene la crescita e la realizzazione dei propri membri, secondo le inclinazioni e le potenzialità presenti in ognuno, non sarà una comunità forte, in grado di sostenere le sfide che il tempo impone. Dice lo Stein. Le comunità come singoli possiedono una fantasia, un bagaglio fantastico, dice la Stein, e
E, si pensi per esempio alla grande tradizione tedesca, no? Di tutte le fiabe tedesche, no? La bella addormentata del bosco, insomma, il gatto con il cappuccetto rosso, insomma, che sono il frutto proprio della fantasia popolare tedesca, perché è nata appunto dalla fantasia di quel popolo, sebbene insomma, oggi sappiamo che siano insomma, un patrimonio universale. E dice lo Stein di questi personaggi, della bella addormentata nel bosco oppure di cappuccetto rosso, dice: noi non possiamo assolutamente cambiare nulla, né caratteristiche personali né tratti del loro destino. Così come, dice Lastain, non è possibile farlo per un personaggio storico. E allora qui Lastain si trova a dover risolvere una antinomia, e cioè come sia possibile sostenere che la fantasia e il mondo della fantasia da un lato siano assolutamente individuali, dall'altro lato siano sovraindividuali, nel senso che addirittura Lastain ha detto che hanno quasi delle caratteristiche da personaggi storici. Cioè, com'è possibile risolvere questa questione? La fenomenologa dirime appunto tale punto operando una distinzione tra intenzione della fantasia e intuizione della fantasia. Tutti noi quando pensiamo al castello della Bella Addormentata nel bosco o dell'orco, castello dell'orco nel gatto con gli stivali, intendiamo lo stesso oggetto. Nel momento però in cui si visualizza tale oggetto, abbiamo da un lato un oggetto intuito e dall'altro lato un soggetto intuente. Nell'intuizione della fantasia non si dà, come accade nella percezione, l'oggetto propriamente inteso in carne ed ossa, no, ma lo si presentifica, lo si rende presente e nel fare questo ognuno lo configura a modo suo. In altre parole, tutti quanti sappiamo che cos'è un castello, un enorme edificio con mura di protezione, merli, fossati, ponti, levatoi, eccetera. Eppure nel momento in cui noi andiamo a configurarlo con la fantasia, ognuno ha il proprio castello. Quindi, per tale motivo è possibile, dice Lauerstein, per le creazioni popolari, così come le sono le fiabe, da un lato il mantenimento di un significato oggettivo che supera il singolo ed è dunque sovraindividuale, in quanto è nato come prodotto a cui hanno cooperato una pluralità di individui, ma dall'altro lato, nel riempimento intuitivo del contenuto di senso, si presentano tutta una serie di intuizioni che non sono comunitarie, ma sono assolutamente individuali. Così come per i singoli, ne sentivamo parlare, ne ha parlato prima la professoressa Ghigi, così come per i singoli, così come per i singoli, anche per la comunità è possibile parlare di motivazione, dice Lauerstein. La motivazione è la legge fondamentale dello spirito, no? Faccio questo perché. No, non tutte lo sappiamo bene, insomma, non tutte le motivazioni sono consapevoli, spesso, insomma, qualcosa mi ricorda qualcos'altro, no? Però io non so perché questo qualcosa mi ricorda qualcos'altro, che cosa mi ha portato, no, a pensare a questo. I motivi sono spesso nascosti, però diciamo che la legge della vita spirituale è la motivazione. Faccio questo perché anche le connessioni intellettuali, ci dice Lauerstein, sono un esempio di motivazione. È ciò che stiamo operando in questo momento, no? Comprendiamo il senso del discorso esterniano sulla comunità, ne discutiamo la validità, cerchiamo le connessioni interne, le possibili risposte a certi interrogativi. E dice Lauerstein, anche una comunità in qualche modo ha. Anche la vita di una comunità, in qualche modo è diretta, no? Da alcune motivazioni. Per esempio, dice Lauerstein, ci sono popoli per i quali la verità è il valore più alto, e proprio per questo amore per la verità pratica la scienza. Invece, per un altro popolo, allora, un altro popolo pratica la scienza per quale motivo? Per motivi economici, per valori economici. Quindi, di conseguenza, la scienza, la ricerca scientifica diventa un mezzo per il soddisfacimento di questi obiettivi economici. E dice Lauerstein,
Quindi ecco, questa è la motivazione, insomma, la ricerca verita della verità per un motivo, per motivi economici, per la ricerca della verità. E qual è il ruolo del singolo anche all'interno? Questo è interessante perché poi ci ricolleghiamo a quello che avevamo detto prima. Qual è il ruolo del singolo all'interno di queste motivazioni? No, dice, il vissuto del singolo può non coincidere con quello comunitario perché c'è la possibilità che i motivi che guidano il mio studio non combacino con quello della comunità scientifica e io in qualche modo mi senta estranea alla comunità. Infatti, dice la Stein, posso avere, qui cito a pagina 197, se no vengo ripresa la professoressa Alice Bello che dice che non dico mai le pagine, dice estremamente, quindi la Stein dice, posso avere un'inclinazione per la scienza della natura perché mi spinge un'esigenza puramente conoscitiva. Mentre magari in Germania ci si occupa di scienze della natura per far progredire la tecnica. La mia ricerca si inserisce nell'attività di ricerca comunitaria, ma sono sola dal punto di vista del motivo che mi spinge. Quindi le motivazioni sono diverse, la motivazione della comunità può essere diversa da quello, del singolo, perché insomma sono motivazioni che si radicano comunque nella soggettività, di ognuno di noi. La comunità per poter vivere ha necessità però di di energia, di forza vitale, di Lebenskraft. E da dove prende una comunità la forza, questa Lebenskraft? Questa forza vitale la comunità la prende dai singoli. Però dice lo Stein, non tutte le energie vengono cedute alla comunità. Perché appunto, insomma, abbiamo visto che i singoli appartengono ad una molteplicità di comunità, tra le quali poi devono in qualche modo ripartire le loro energie. Comunque, il tono della forza vitale di una comunità, dice lo Stein, dipende dalla forza di cui dispongono i singoli membri, sia nella misura in cui la offrono alla comunità. Cioè, ci sono, dice lo Stein, ci sono, ci sono, allora, nel momento, allora la comunità cresce nel momento in cui noi diamo, allora, contribuiamo alla crescita con la nostra forza, alla comunità. Diminuiscono in realtà se noi non vi contribuiamo. Oppure ci sono degli individui, dice lo Stein, che non danno nulla alla comunità, ma sottraggono forza alla comunità. E questa, dice lo Stein, è la fonte dell'individualismo. Un altro elemento per poter dare maggiore energia a questa comunità è l'ingresso di nuovi membri, dice la Stein, che possiedono valori diversi. No? Prima si diceva, lo diceva la professoressa, no? Allora, la Germania all'epoca era formata da gruppi diversi e a questo la Stein era abituata. Infatti le dice che una comunità si accresce e diventa più forte quando allora, c'è l'ingresso di nuove persone, quando c'è l'ingresso di persone che hanno tradizioni e anche valori diversi. Quindi nella Stein non c'era la paura, oggi molto forte, proprio della perdita di un'identità culturale, ma tutt'altro. Lei è convinta che appunto insomma, una comunità possa rafforzarsi proprio con l'ingresso di persone provenienti con cultura e con valori differenti. Allora, giungo alle conclusioni. La domanda che non possiamo non porci parlando della comunità. La comunità di popolo ha una radice razziale? Perché poi questa è una domanda che la Stein si pone. Allora, la risposta ovviamente è negativa. La risposta è negativa anche perché quando parliamo di comunità noi non parliamo di comunità di sangue, ma parliamo soprattutto di comunità che allora sì, allora, la comunità è fondata sullo spirito, è fondata soprattutto sull'apertura spirituale. Quindi la comunità di popolo, dice la Stein, non coincide assolutamente con la comunità di sangue. Di questo ne aveva parlato anche nella struttura della persona umana e contro tale concetto era stato anche, cioè, era
era anche Husserl, il quale appunto negli scritti sull'intersoggettività del 1921 dice di voler parlare della razza, ma solo nella misura in cui la comunanza dell'habitus fisico, allora esteriore, proceda di pari passo con certi caratteri comunitari, cioè, altrimenti non c'entra, altrimenti io non ne voglio assolutamente parlare, non ha alcun senso parlarne. E allora, se l'analisi della Stein è corretta, non è stata corretta sulla comunità, se è valida, allora come si spiega quello che è successo in Germania, quello che è successo in Germania di lì a pochi anni? E, diciamo che accaddero due cose strettamente connesse che in qualche modo la Stein prende in considerazione. Si dà grande spazio all'aspetto razziale, per cui appunto allora i rapporti non sono più di carattere spirituale, ma sono di carattere psichico, potremmo dire, ma poi perché appunto sì, queste relazioni erano relazioni fondate, proprio perché fondate sull'aspetto psichico, erano soprattutto relazioni, ci troviamo di fronte ad una massa che è diversa sia dalla società che dalla comunità. Perché è diversa sia dalla società che dalla comunità? Perché lo diceva prima la professoressa, no? Cioè la massa in realtà si fonda proprio non sullo spirito, non sulla chiusura della comunità, ma sul contagio psichico. Quando è che si ha questo contagio psichico per la Stein? Quando una convinzione che viene da un altro viene accettato come stato interiore. Indipendentemente dalla sua oggettività, questa convinzione esercita su di me un effetto, cioè mi contagia, ma io sono all'oscuro di questo contagio, nel senso che io non so di essere contagiato, perché se io sapessi di essere contagiato, è chiaro che io sa già sarei ad un livello diverso, sarei ad un livello superiore, sarei ad un livello spirituale. Quindi la Stein in qualche modo, come molti altri, si trovò di fronte e ne subì anche le conseguenze, di fronte ad eventi nuovi, mai verificatisi nella storia. E, anche Hannah Arendt, per esempio, mette in evidenza questi aspetti, no? E dice, insomma, oltre a parlare anche lei della massa, ma in maniera un po' differente, un po' più esteriore, cioè nel senso non va a fondo così come è andata la Stein, ma non è questo quello che ci interessa in questo momento. Anche Hannah Arendt diceva che quello che in qualche modo la sbalordì moltissimo era il fatto che ciò che cominciò a farci sentire davvero a disagio qui a Hannah Arendt, ad un certo punto non fu tanto il comportamento dei nostri nemici, quanto dei nostri amici che non avevano in fondo mosso un dito per non farci precipitare in quella situazione. Quindi voi capite che all'interno di questa situazione storica vennero veramente sì, vennero meno quei rapporti comunitari, allora quei rapporti spirituali che avevano in qualche modo contraddistinto la Germania fino a quel momento. E quindi quello che poteva essere una possibilità non remota da dover allontanare, no, solo con il pensiero, divenne per la Stein, ma come per molte persone della sua generazione, una realtà atroce, infernale, senza possibilità di scampo, perché fu la massa, perché coloro che gestivano appunto le masse fecero leva su quegli aspetti irrazionali, sulla paura dell'altro, quindi andarono veramente a spezzare quei legami basati sull'apertura, sull'accoglienza, sulla disponibilità, che sono le condizioni essenziali del vivere comunitario, che è di quell'unico vivere appunto che possa dirsi poi autenticamente umano. Grazie. Bene, ringraziamo anche la collega Anna Maria Pezzella, la quale ha presentato un focus sul significato fenomenologico del vivere comunitario. È partita dal confronto di Edith Stein con Tönnies, che aveva già proposto alcuni decenni prima la questione della società e della comunità. Lei la riprende però, la rafforza ulteriormente nella sua analisi, dicendoci, come abbiamo appena ascoltato, che la società in fondo è
un'aggregazione sì razionale, però la condivisione riguarda i fini, gli scopi, mentre la comunità è un vivere un valore, vivere anche più valori e dunque condividerli. Quindi l'aspetto spirituale è predominante, non è più artificioso, oggettivo. Quindi è partita da questo, potremmo dire che il vivere comunitario è un insieme pieno di senso, e in questo insieme c'è anche il vivere individuale legato a quello sovraindividuale. Ha poi fatto un excursus molto simpatico, direi, sulla questione della fantasia individuale, della fantasia comunitaria, facendo l'esempio nella letteratura tedesca. Dopo il romanticismo, sappiamo molto bene le fiabe, le favole, le leggende germaniche sono molto importanti perché vanno a connotare quello spirito di una cultura che noi infatti riconosciamo. Allora lì è molto interessante, anche mi ricollego a quanto diceva la Ghigi, in Nicoletta c'è questa analitica molto molto puntuale del flusso di coscienza individuale, ci ha spiegato molto bene. Qui siamo passati invece a un'analisi, a un'analitica del flusso di coscienza comunitario, con questo esempio molto azzeccato, secondo me, della questione della fantasia e della letteratura tedesca. Infine, l'ultimo passaggio è stato, non poteva che essere altrimenti, sulla questione della massa, perché l'analisi della massa e del contagio psichico ci dà l'idea proprio di una questione che riguarda l'essere senza forma, senza morfè. Quindi non solo essere contagiati, ma essere contagiati involontariamente. Quindi non abbiamo neanche la possibilità di plasmare, di formare, diciamo, questo vissuto alla coscienza, ma è qualcosa che agisce alle nostre spalle. Voglio anche ricordare che in quegli anni, l'anno precedente, Sigmund Freud aveva scritto il suo saggio Psicologia delle masse e analisi dell'io. Quindi ringrazio anche la professoressa Pezzella per questa bella relazione. Abbiamo 10 minuti, se c'è qualche domanda che avete voglia di porre alle nostre relatrici, sono qui a nostra disposizione. Se c'è qualcuno può alzare la mano, così lo invito a parlare qui. Nessuno? Sicuri? Non siate timidi, perché è una bella opportunità questa di poter interloquire con 3 esperte, con 3 specialisti. La Flavia? Sì. Allora la collega, la professoressa Flavia Silli, se cortesemente puoi venire qui per una questione di microfono, così loro ti sentono. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio le 3 relatrici perché devo dire che gli spunti sono molteplici e vorrei in particolare, diciamo, tornare su un argomento che mi sta particolarmente a cuore, che è quello affrontato dalla professoressa Ghigi sulla distinzione tra motivazione e causalità, perché mi ha richiamato alla memoria il saggio sui dati immediati della coscienza, in particolare appunto tutta la questione di un emergere anche del tema della libertà, che è quello del 3° capitolo del saggio. E in particolare, ecco, mi sembrava molto interessante questa distinzione, perché in realtà Bergson non parla tanto della questione dei vissuti quanto di uno stato, diciamo, di coscienza che è arricchito da questa molteplicità intrinseca ed eterogenea. Quindi volevo chiedere, ecco, in che termini, mentre poi Bergson si direziona verso una metafisica, diciamo, della durata, in che termini si esprime questo rapporto, per quanto riguarda la lettura che dà la Stein, fra l'emergere della libertà da questa, diciamo, congerie, potremmo dire così, di stati di coscienza. Mi sembra un argomento molto interessante perché appunto richiama anche una reinterpretazione della libertà.
Grazie. La domanda è rivolta a Nicoletta Ghigi. Sì, eccomi, grazie, grazie per questa domanda interessante. Tra l'altro è proprio in queste pagine che Edith Stein fa riferimento diretto a Bergson, quindi diciamo che non è nascosto questo suo richiamarsi non soltanto al maestro ma anche ad altri autori con i quali lei sempre molto onestamente si confronta. E certo, questo aspetto è un aspetto, quello del flusso soprattutto di coscienza, è descritto in maniera similare, anche se ci sono, come giustamente lei ha notato, delle differenze, ci sono dei distinguo, quindi è chiaro che bisogna parlare in termini differenti. Allora, il tema della libertà, a mio avviso, non è un tema che rientra tanto in questo aspetto, che possiamo dire psichico, ma rientra in quello spirituale, in cui la motivazione, appunto lei faceva riferimento adesso proprio a questo aspetto della motivazione, in cui la motivazione determina poi la libera scelta della persona, e quindi ovviamente è una personalità incarnata, ormai abbiamo già chiarito più di una volta che la persona è un'unità tripartita, quindi diciamo che l'aspetto del corpo è un aspetto essenziale, quindi la corporalità è qualcosa che si esprime, come diceva anche Plesner, no? Nel fare, nell'agire, nel comportamento, eccetera. La scelta è esattamente quella che fa emergere la libertà del singolo, ma fa emergere anche il nucleo personale del singolo, che si manifesta appunto, si presenta appunto in questo modo, in questa libertà. Una libertà d'azione che non è tanto solo consegnata al flusso. E quindi non è soltanto da riscontrare appunto nel tipo di reattività, ma anche appunto nella sfera della volizione, nella sfera della motivazione, che appunto a partire dai motivi, come dicono sempre i fenomenologi, io penso a Husserl quando parla di coscienza emotiva, o anche quando parla del motivo in sé. Come stimolo all'agire, ecco, in ciascuno il motivo ha una reattività differente e quindi produce anche a livello spirituale una motivazione differente e dunque una scelta differente. Alla base di tutto ciò c'è la libertà, ma secondo la Stein la libertà consiste nell'essere responsabili di se stessi, cioè io sono libero di generare, di sviluppare il nucleo della personalità e quindi sono libero di divenire un sé. La libertà vera consiste proprio in quest'atto di responsabilità, cioè di realizzazione, noi diremmo di autorealizzazione, per usare ancora i termini husserliani, di autoformazione dell'io, che diviene un sé e lo diviene appunto attraverso l'esplicitazione di queste motivazioni interne al vivere spirituale. Ecco, quindi è una causalità certamente differente. Lei chiedeva all'inizio la differenza tra la motivazione e la causalità psichica o la causalità fisica. Sono tre momenti differenti nella persona umana, tre, diciamo, produzioni o causazioni differenti. La causalità fisica, ne abbiamo poi parlato della causalità fisica, abbiamo già parlato proprio nella mia relazione. La causalità psichica è lo stesso, è stata differenziata proprio prima, parlando nelle varie relazioni proprio di questa produzione anche di vissuto. E la causalità motivazionale, come diceva, ricordava prima la professoressa Pezzella, è una causalità che neanche potremmo chiamare in questo modo in maniera propria. Quindi dobbiamo parlare di legge quasi, no? Della motivazione che è propria della vita spirituale. Quindi diciamo che lo scenario è questo. Il paragone con Bergson è azzeccatissimo perché, come dicevo prima, nella descrizione della formazione del vissuto, ella si richiama molto a Materia e Memoria, o anche altre opere di Bergson, altri riferimenti che lei fa direttamente a questo autore, e li fa direttamente, proprio citandolo. Quindi, certamente l'analogia è molto forte. Non so se le ho risposto e devo restare nei termini che la professoressa ci ha richiesto di rispettare, la professoressa Sì. Manganaro. Grazie per la sua domanda. Sì, la professoressa Silli annuisce, quindi è soddisfatta di questa risposta. Abbiamo tempo per un'ultima domanda. Se qualcuno di voi ha piacere di intervenire, può venire qui. Prego, Giuseppe. Attenzione agli scalini.
Intanto ringrazio le oratrici del convegno, perché purtroppo uno si porta dietro il proprio vissuto, e il mio è un vissuto giuridico, e sentir parlare la Steiner di una nazione formata da una pluralità di comunità mi ha fatto pensare all'idea di Altiero Spinelli, di Giorgio La Pira, che parlava di Unione Europea di popoli e non di stati, quindi avevano ben chiaro la differenza tra sovranismo e sovranità, mi ha riportato alla mente. Io non so quanti di questi pensatori conoscessero appieno la Steiner, però questa idea evidentemente già aleggiava nella Europa di quei tempi. Ma la mia domanda era rivolta in questi termini. Mi è sembrato di capire che, e vorrei conferma, che l'io, l'individuo, diventa persona soltanto nel momento in cui si rapporta a una comunità, cioè che l'individualismo rimane tale se non si relaziona con la comunità, o non è questo che ho capito? Era questa la mia domanda. Ma ho visto che entrambe le relatrici hanno affrontato questo tema, chi in modo più diretto, specialmente la Vezzella, in ultimo momento ha detto che il soggetto che entra in comunità, se non dà qualche contributo, quindi se non diventa persona, parte integrante, compartecipa alla comunità, rimane nel suo individualismo e quindi rimane estraneo alla comunità. Va bene, allora mi sembra di capire che questa domanda sia rivolta in particolare alla professoressa Pezzella, allora io ne aggiungo un'altra per coinvolgere la professoressa Lesbello, se cortesemente ci dice in modo sintetico come si forma una coscienza storica a questo punto, cioè come è possibile parlare di una coscienza storica comunitaria, come docente emerito di storia della filosofia contemporanea, quindi è una disciplina storica, forse ci può aiutare a focalizzare questo aspetto. Grazie. Però può rispondere prima, vedo sì. La professoressa Lesbello già inquadrata, forse può rispondere lei per facilitare dal punto di vista tecnico e poi passiamo ad Anna Maria, o il contrario, come si... Come può... Vada, professoressa, vada. Ecco, sì. Dunque, per fermarci appunto sulla formazione anche di Edith Stein, noi sappiamo che ha avuto sempre un grandissimo interesse per la storia e che addirittura quando si trattava di scegliere la tesi di dottorato era incerta se scegliere un argomento storico o un argomento filosofico, poi ha optato per un argomento filosofico. Allora, se prendiamo il termine coscienza nel senso ampio appunto di consapevolezza, è chiaro che l'essere umano può essere esaminato, come noi abbiamo visto, nelle sue strutture essenziali, e questo esame è un esame non solo fenomenologico, ma potremmo addirittura dire che è un esame metafisico, poi la Steiner arriverà anche chiaramente ad una impostazione metafisica. Quindi gli esseri umani sono strutturalmente sempre uguali. Però, ecco, e le produzioni di questi esseri umani sono le produzioni che si articolano nello svolgimento della vita dell'umanità, che è la grande comunità. E questo svolgimento della vita della comunità è caratterizzata appunto da un fluire, certamente in questo caso oggettivato del tempo, che fa vedere appunto le caratteristiche essenziali delle varie produzioni culturali e delle azioni che si compiono. E quindi l'essere umano, pur essendo, avendo questa struttura immutabile, nel tempo, nella dimensione appunto che noi chiamiamo storia, manifesta delle trasformazioni, ma queste trasformazioni hanno anche delle significative sedimentazioni. Per esempio la Stein dice che alcune culture che si sono manifestate nella storia nel passato non sono perdute, ma forniscono un materiale appunto sedimentato che noi riproduciamo sempre.
È per questo che una delle sue formule interessanti nell'ambito, per esempio, della storia della filosofia è quella secondo la quale i filosofi si danno la mano al di là del tempo e dello spazio. Ecco, c'è questa continuità nonostante la trasformazione delle prese di posizione. D'altronde noi sappiamo quanto siamo debitori nei confronti della filosofia greca. E noi in fondo anche nel nostro linguaggio riproponiamo intuizioni che hanno caratterizzato la filosofia greca. E questo indica anche come, se rimaniamo nell'ambito della storia della filosofia, l'essere umano tende sempre a cogliere elementi di verità che trasmette poi alle generazioni successive. Con un criterio che mi sembra molto importante, che è messo in risalto dalla Stein, che è il criterio della evidenza, cioè qualcosa che ci convince e che quindi corrisponde effettivamente a come le cose si presentano, e questo patrimonio diventa un patrimonio comune che viene trasmesso alle generazioni successive. Va bene, molte grazie. Ora ascoltiamo la risposta della Pezzella e poi Sì, concludiamo. e allora io volevo rispondere a Giuseppe. Allora, noi direbbe la Stein, l'essere umano è sempre persona, è sempre persona, però certamente noi possiamo esprimere al meglio, no, questo nostro essere persona se cresciamo all'interno di una comunità, no? Cioè l'essere umano diventa pienamente essere umano soltanto se cresce all'interno di una comunità umana, insomma, bambini, mogli, insomma, io lo dico sempre, non è mai esistito, non poteva parlare perché non c'è in realtà, dall'altro lato non c'era nessuno che gli insegnasse a parlare, se non c'è nessuno che gli insegni a parlare, è chiaro che arrivato ad un certo punto non imparerà mai a parlare, quindi era questo il concetto. Per quanto riguarda invece la questione del rapporto tra l'individuo e la comunità, Lautin dice semplicemente che la comunità è fatta degli individui, ed una comunità è tanto più forte quanto più ci mettiamo all'interno di questa comunità. È chiaro che nel momento, pur lasciando, diciamo, questo spazio nostro interiore di libertà che deve necessariamente rimanere, però se io dalla comunità in qualche modo prendo soltanto, allora lì c'è, quella è la radice dell'individualismo, cioè lì c'è individualismo perché io in realtà non do nulla alla comunità, ma dalla comunità prendo solo forze, energie, ciò che mi serve senza in realtà dare alla comunità. Era solo questa, insomma, la distinzione che avevo fatto, ecco. Poi magari ne parliamo a lezione di questa cosa. Benissimo, allora ringrazio le nostre tre relatrici, ringrazio tutti i presenti, anche coloro che hanno partecipato da remoto. E buon pomeriggio e ci aggiorniamo presto sui seminari della nostra Stein e a lezione possiamo approfondire ulteriormente questi aspetti. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, buonasera, arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci.